Approfondire una pagina fondamentale della storia politica repubblicana e descrivere le vicende di uno dei più importanti statisti della Prima Repubblica, a Giulianova è stato presentato l'ultimo libro di Licio Di Biase, I tempi di Aldo Moro, che si sofferma in particolare sull'azione politica dell'esponente democristiano nel periodo antecedente il rapimento e l'uccisione ad opera delle Brigate Rosse. Il libro giunge fino al rapimento, quindi non entro nella storia, nella vicenda del rapimento e dell'uccisione, ma è la ricostruzione degli anni 60 e 70 con Moro protagonista prima del centro-sinistra e poi della stagione della solidarietà nazionale. Un libro scritto veramente con passione da parte di Licio Di Biase e che inquadra, dopo tanti romanzi, tanta saggistica attorno all'affer Moro, inquadra Moro statista, Moro rivoluzionario della politica della Prima Repubblica. Attraverso gli interventi parlamentari, gli articoli apparsi sulla stampa dell'epoca e le gesta politiche di Aldo Moro, Di Biase tenta di restituire parola allo statista DC, ricostruendo il progetto politico di Moro che vedeva la Democrazia Cristiana garante del permanere in Italia di un sistema democratico. Era un uomo che guardava lontano e proprio questo senso della prospettiva fa sì che molte delle cose che diceva 40-50 anni fa abbiano ancora una straordinaria attualità, a conferma che non sempre il nuovo è bello e che qualche volta l'antico insegna cose importanti anche ai più giovani.